tutti, a tutti i colleghi presenti che avete accettato il nostro invito, ai dirigenti dell'istituto, a Mister Gambino, all'assessore del Comune di Cutro allo Sport, Antonio Lorenzano. Presidente Francesco Pupa, una riunione, un'assemblea per cercare di spiegare un po' le ragioni della S Cutro, ma soprattutto per cercare di individuare adesione di nuovi soci. Beh, era un passo dovuto visto la situazione che in questo momento attanaglia il paese, ma soprattutto era un'assemblea che era già stata programmata negli ultimi anni, che stiamo ormai promuovendo a fine stagione per, diciamo, essere chiari col paese, dimostrare le attività svolte nella stagione appena finita e comunque tracciare le linee guida per la stagione che comunque sta per iniziare, perché noi, diciamo, dal 10 luglio saremo già attivi nell'allestire comunque la nuova squadra. Niente, abbiamo voluto coinvolgere le associazioni, imprenditori e comunque tutti i cittadini affinché ci sia nuova linfa a questa società, perché numericamente ci siamo accorti che c'era bisogno di un aiuto maggiore, ecco, e quindi questa è stato un modo per poter conoscere e vagliare un attimino il territorio per capire chi comunque è interessato a dare un contributo in questo senso alla società sportiva Cutro. Presidente Raffaele Lepiane, un'assemblea comunque positiva, si cerca il rilancio di questa vecchia e gloriosa associazione sportiva che è quella del Cutro, ma lei soprattutto, oltre a svolgere il ruolo di presidente, ha svolto anche il dirigente allenatore del settore giovanile. Dicevi bene, gloriosa associazione, non a caso siamo partiti con l'omaggio a Gregorio Belvedere, doveroso per ciò che rappresenta. Assemblea che ha rilanciato ciò che noi abbiamo intenzione di fare in questi anni, ripartendo proprio appunto dal settore giovanile, che noi riteniamo essenziale. Cioè, penso che una buona associazione calcistica, una buona squadra di calcio debba avere le fondamenta solide. Le nostre fondamenta in questo momento sono e devono essere il settore giovanile. Noi ci stiamo prodigando perché questo sia possibile sempre di più, sia una realtà sempre più affermata, però ripeto, l'assemblea ne è da conferma, noi abbiamo bisogno anche di nuove forze che ci diano una mano a crescere, ci diano la possibilità di poterci ingrandire, ecco. Assessore allo sport del Comune di Cutro, Antonio Lorenzano, l'assemblea della S Cutro ha senza dubbio dimostrato che necessita sia di nuove forze, sia anche sostegno economico e umano per rilanciare questa vecchia associazione. Sì, è chiaro che dagli interventi è emerso un dato fondamentale, che è quello di coinvolgere ancora una volta persone che abbiano la buona volontà e l'entusiasmo in particolar modo per poter sostenere una società che ormai fa parte della storia della nostra comunità, che è l'Associazione Sportiva Calcio Cutro. Un'associazione che ha avuto un ruolo fondamentale, ha avuto un ruolo sociale importantissimo nel passato e lo ha ancora tuttora. Io devo fare davvero i complimenti ai ragazzi che si mettono in gioco quotidianamente per cercare di mandare avanti quelle che sono in questo momento, diciamo, momenti difficili, no? E però ho visto che da parte loro c'è l'entusiasmo, c'è la passione giusta per far crescere questa società. Le associazioni che ci sono a Cutro sono tantissime, le persone che operano quotidianamente nel sociale sono persone molto valide. Io credo che utilizzando questa tecnica, che è quella di unire le forze, si possano tranquillamente superare le difficoltà del momento. Presidente Alberto Olivo, al termine di questa riunione, ecco, qual è il bilancio? Allora, il bilancio è senz'altro positivo, perché comunque in ogni caso quando si organizzano queste assemblee che ti mettono a confronto con i cittadini, con le associazioni, gli imprenditori del paese, per un'associazione sportiva come la nostra, aperta davvero a 360 gradi, il fatto di essere ascoltati, anche di ascoltare magari
le proposte che vengono dalla sala per noi ci fanno raggiungere l'obiettivo generale, che comunque è quello di avere questo contatto con la comunità cutrese. E poi in più comunque già qualcuno ha iniziato ad aderire, abbiamo già preso alcune adesioni di nuovi dirigenti che vogliono far parte della nostra associazione sportiva per la stagione 2013-2014, quindi tutto sommato è stata un'iniziativa positiva, un'iniziativa che abbiamo voluto iniziare ricordando due soci storici della S Cutro che purtroppo ci hanno... Due soci fondatori. Sì, due soci fondatori che purtroppo ci hanno lasciato negli ultimi mesi, Carmine Chiellino e Gregorio Belvedere, quindi perché l'abbiamo voluto ricordare oggi perché è stata la prima volta che noi ci siamo esposti pubblicamente dopo la loro morte. Comunque tutto sommato è andata bene, quindi noi stiamo ripartendo, stiamo riprogrammando. Bene, parliamo di futuro. Allora, come si rilancia la S Cutro tenendo presente che c'è a breve la scadenza dell'iscrizione al campionato di promozione? Beh, innanzitutto ripartiamo dal gruppo, dalla base societaria che già comunque ha traghettato la squadra in questa annata calcistica che si è conclusa da meno di due mesi, quindi già c'è una presenza di diversi dirigenti che hanno dato la loro adesione per nuovamente metterci tutti quanti in campo per organizzare e programmare questa stagione prossima. Ci sono delle scadenze, ma nel frattempo noi stiamo lavorando anche come l'obiettivo di oggi per allargare la società. In questi giorni ci sarà una riunione nel nostro interno dove saranno valutate eventuali candidature a presidente, a vicepresidente, perché comunque, come prevede il nostro statuto, in questo periodo dell'anno tutte le cariche decadono e quindi c'è la possibilità, anche se c'è qualcuno che vuole lavorare, vuole magari avere anche un ruolo importante di prestigio per questa società, tutte le cariche sono vacanti, quindi noi ci riuniremo e il prossimo passo appunto è quello di costituire l'organigramma che andrà ad affrontare la stagione. Poi successivamente si dovrà lavorare per trovare i contributi al fine di iscrivere la squadra al campionato, quindi c'è quest'altra scadenza che è prevista per la prima settimana di luglio, e poi successivamente iniziamo già a lavorare dal punto di vista tecnico individuando la figura del mister e poi per allestire la squadra, che già lo zoccolo duro, c'è già una parte dei ragazzi che hanno concluso la stagione l'anno scorso, sono già stati riconfermati, quindi dobbiamo rafforzare con ulteriori innesti. Nell'assemblea si è parlato di voler coinvolgere le frazioni di Steccato e San Leonardo di Cutro. Sì, noi una novità assoluta di quest'anno è quella appunto di non un rapporto, perché comunque noi siamo una comunità a Cutro, non ci identifichiamo né come cutresi né come steccatesi o di San Leonardo, perché comunque il territorio comunale è il territorio di Cutro, e questo può essere ancora un incentivo sociale per far sì che attraverso il calcio ci si può avere un'unione di intenti e ci si può sentire più vicini, e quindi stiamo già lavorando innanzitutto coinvolgendo diversi ragazzi stasera erano presenti nella frazione di Steccato, lavoreremo anche per avere agganci su San Leonardo di Cutro in modo tale da poter allargare la nostra associazione anche alle frazioni, e ripeto l'importanza è soprattutto dal punto di vista sociale, perché ancora oggi c'è chi si identifica come cutrese, c'è chi si identifica come un abitante della frazione di Steccato o San Leonardo, quindi noi vogliamo accorciare queste distanze.